Ciao da Apsim! Federico Bernardeschi, il giocatore più deludente di questa stagione per la Juventus 19-20 fino all'interruzione? Forse sì, in ogni caso un giocatore molto controverso che tra l'altro nel corso dell'annata ha cambiato ruolo. Perché Sarri lo ha sperimentato trequartista, poi lo ha fatto giocare poche volte anche esterno d'attacco, dove l'avevamo visto alla Fiorentina nella sua prima esperienza alla Juventus e anche in nazionale, e poi è stato sperimentato in ultimo come mezzala, però ha giocato pochissimo a centrocampo. Un rendimento altalenante, un rendimento discontinuo, qualche situazione anche fisica non ottimale e appunto delle difficoltà di adattamento tattico. Ma in questo zoom statistico, con i dati di Bernardeschi in questa stagione 19-20 con la Juventus tra tutte le competizioni, tratti da fbref.com, vedremo come in realtà Bernardeschi è un attaccante ma non sa di esserlo. No, nel senso che i suoi dati veramente lo riportano alla categoria, alla casella degli attaccanti, ed infatti è molto vicino per rendimento specifico in alcuni campi a Higuain, a Cristiano Ronaldo, anche a Dybala. Quindi è un giocatore tendenzialmente offensivo che dovrebbe giocare quindi un po' più avanti, e forse il suo reale sbocco tattico è una via di mezzo tra un esterno d'attacco puro, vero e proprio, quindi molto offensivo e non un'ala che si abbassa a centrocampo, e una seconda punta. Tra l'altro esito tattico del suo percorso anche alla Fiorentina sotto certi aspetti, e ci si aspettava forse che alla Juventus avrebbe potuto avere questo tipo di impiego, invece finora non è stato così. Quindi cosa significa? Che dobbiamo reinventare di nuovo Bernardeschi? La parola a Sarri, su questo non entro, però andiamo a vedere appunto i dati nello specifico. Ed infatti, partendo dall'aspetto della finalizzazione e della rifinitura, partiamo con i tiri. Bernardeschi tira tanto, non tira bene, però tira tanto, sono 2,67 i tiri in media ogni 90 minuti, in generale, ed è quindi il quarto della rosa della Juventus, mentre scende in sesta posizione se teniamo conto dei tiri in porta, che sono 0,67 ogni 90 minuti. Tutto questo con un solo gol in 24 presenze e 1080 minuti. Infatti la precisione è bassa, 25%, quindi sicuramente non tira bene, come già dicevo. Per quanto riguarda però gli expected goals, quindi i gol potenziali che non ha segnato ma avrebbe potuto segnare, avrebbe meritato di segnare, è sesto Bernardeschi in rosa della Juve, 0,24 XG in media ogni 90 minuti. Quindi Bernardeschi comunque si rende pericoloso, però a segnare ha segnato pochissimo, un solo gol. Venendo più alla fase di rifinitura, vediamo che Bernardeschi effettua 3,58 passaggi progressivi, cioè passaggi che sono rivolti in avanti, quindi alla costruzione avanzata. È un buon numero anche se non è ai vertici della rosa della Juventus. Mentre per quanto riguarda più specificamente l'area di rigore, è il sesto nella Juve per numero di cross in area ogni 90 minuti, 0,17, ed è quarto per passaggi in area di rigore, 1,33 ogni 90 minuti. Questo però non lo porta ad essere molto incisivo per quanto riguarda l'assistenza ai compagni, perché intanto ha fatto 0 assist, cioè 24 presenze, un gol e 0 assist. Ma poi per quanto riguarda i key passes, quindi gli assist mancati, cioè quando io ti mando al tiro però tu non segni, è nono in classifica generale, cioè nono tra tutti i giocatori, insomma è quasi a metà classifica, con 1,25 appunto key passes ogni 90 minuti. Non un numero importante. Dicevo poi assist 0, però assist potenziali qualcosa in più, cioè almeno qualcosa sì, è ottavo, cioè expected assist ogni 90 minuti Bernardeschi 0,14. E questo diciamo è il valore potenziale dei suoi key passes, che però non si sono mai trasformati realmente in un assist. Chiudendo sull'aspetto della rifinitura e della costruzione avanzata, i passaggi filtranti, male perché è penultimo in rosa Bernardeschi con 0,08. Ecco, già se ci soffermiamo qui stiamo vedendo un giocatore che non è preciso, sicuramente non è preciso né al tiro né all'assist, però ha una grande quantità, e anche questo basso numero di passaggi filtranti lo distanzia dai centrocampisti, perché il centrocampista i passaggi filtranti li fa. L'attaccante no, perché non ha lo spazio per fare molti filtranti, perché gioca tendenzialmente più in avanti. Ci confermano questa impressione anche gli altri dati, per esempio quelli sui passaggi. Bernardeschi è molto molto poco preciso nei passaggi, tipico di un attaccante. Infatti ha la percentuale di precisione dei passaggi più bassa nella rosa della Juventus,
dopo Douglas Costa, che è il peggiore, fa 80,2% Bernardeschi, suddivisi in base alla lunghezza in 42,3% di precisione sui passaggi a meno di 5 metri, 87,8% sui passaggi tra i 5 e i 20 metri e 66% sui passaggi oltre i 20 metri. Quindi una media che è ben fotografata da questo 80,2, che è un numero sicuramente basso per un giocatore che evidentemente è frenetico, che evidentemente ha l'ansia addosso quando deve passare il pallone e non riesce a essere preciso, ma è anche appunto un attaccante, cioè ha quella dinamismo dell'attaccante di non fermarsi a riflettere su come gestire il pallone. Non ha, insomma, le doti, le caratteristiche del centrocampista. Lo vediamo ancora su altri dati che sono un po', diciamo, una miscellanea, cioè per quanto riguarda la percentuale di riuscita del pressing, altro aspetto fondamentale per, sì, anche per un attaccante, in effetti in una squadra come quella di Sarri, ma tendenzialmente soprattutto per un giocatore più arretrato, Bernardeschi è terz'ultimo, fa meglio solo di Higuain e Cristiano Ronaldo come percentuale di riuscita, e quindi vedete che è un attaccante, 23%. Va detto però che è primo per numero di pressing effettuati, per numero di tentativi di recupero del pallone. E quindi qui vediamo veramente la fotografia di Bernardeschi, cioè uno che vorrebbe spaccare il mondo ma non ci riesce. Cioè è primo con 22,4 tentativi di recupero palla ogni 90 minuti, ma la terz'ultima percentuale di riuscita. Cioè lui ci prova ma non ci riesce a prendere palla perché non è la sua caratteristica. E infatti Higuain e Ronaldo, che sono peggio di Bernardeschi come efficacia, sono molto meglio, nel senso che fanno molto meno per quanto riguarda i tentativi, perché Higuain prova a recuperare palla solo 14,2 volte ogni 90 minuti, Ronaldo solo 7,52. Quindi loro sono giustificati dalla scarsa precisione, perché ci provano poco e quindi non sono bravi nel farlo. Mentre Bernardeschi lo fa tanto, ma lo fa male. Altro elemento che lo distacca dall'essere un centrocampista. 43% di contrasti vinti, una percentuale bassa. Poi per quanto riguarda appunto un aggregato di dati, tocchi offensivi, tocchi di palla, quindi controlli di palla nel terzo, nella tre quarti offensiva, è quarto nella Juventus con 25,6, mentre è terz'ultimo per percentuale di riuscita dei dribbling, solo il 51,6%, terz'ultimo, però è quarto per maggior numero di tentativi, cioè solo altri tre giocatori tentano più dribbling a partita di Bernardeschi, che ne fa 2,58. Poi c'è da dire anche che per quanto riguarda il controllo corretto del pallone quando lo riceve, Bernardeschi è terz'ultimo con 78,5% di riuscita, quindi significa che anche per quanto riguarda i dribbling ci prova tanto ma ci riesce poco, perché vuole spaccare il mondo e non è neanche bravo a controllare palla oltre che a passarla. Insomma, un giocatore con questi dati, onestamente, vi sembra più un centrocampista o più un attaccante? Probabilmente nulla di eccezionale in ogni caso, ma secondo me molto più un attaccante. Aspettiamoci quindi eventualmente un'ulteriore evoluzione tattica di Bernardeschi o una cessione. Fatemi sapere nei commenti come la pensate e mettete like a questo video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!